È stato presentato questa mattina a Pescara il progetto di legge promosso dalla Lega per l'istituzione della Consulta Giovanile Regionale, un organismo permanente mirato a favorire la partecipazione delle ragazze e dei ragazzi abruzzesi alla vita sociale e politica. Per illustrare nel dettaglio il progetto di legge sono intervenuti il capogruppo in Consiglio regionale Pietro Quaresimale, i consiglieri Vincenzo D'Incecco e Sabrina Bocchino, oltre al segretario regionale Lega Giovani Francesco De Santis e ai deputati Luigi Deramo e Luca Toccalini. È un'iniziativa legislativa sicuramente pregevole, che come Lega abbiamo voluto fortemente. È un organismo che si pone come ruolo principale per coinvolgere i giovani nella vita amministrativa, una forma di democrazia partecipata rivolta ai giovani che rappresentano il futuro della nostra regione e dell'Italia. Anche rappresenta uno strumento per fare sinergia, per coinvolgere i giovani nelle scelte amministrative, ma anche uno strumento per rallentare i tanti ragazzi che vanno fuori a trovare lavoro, e quindi vogliamo che queste persone rimangano in Abruzzo e siano parte fondamentale dell'azione di governo regionale. Certamente questa è una proposta che è una proposta base, dove insomma, abbiamo indicato una serie di percorsi per la costruzione della consulta giovanile, e poi sicuramente siamo aperti a indicazioni o anche a eventuali modifiche, appunto perché il mondo giovanile è un mondo variegato e anche altri consiglieri possono indicare o inserire probabilmente delle modifiche, delle migliorie, ma è un testo base che noi riteniamo essere molto rappresentativo delle varie associazioni, dei vari mondi che in regione operano, anche perché c'è il coinvolgimento delle province, il coinvolgimento dell'ANCI, il coinvolgimento dei comuni e delle consulte giovanili di tutti i comuni già istituite alla data di oggi, che c'è all'interno la presenza delle categorie degli imprenditori, delle categorie degli amministratori, tutte quelle che sono le tematiche afferenti al mondo dei ragazzi che vanno dai 16 ai 32 anni. Abbiamo stabilito questa fascia di età, è necessario che la regione si confronti con questa fascia di età per capire e per promuovere anche iniziative parallele rispetto all'istituzione della consulta. Ecco, solo coinvolgendo i giovani noi possiamo dare risposte a quelle che sono appunto le richieste del mondo giovanile.